Eccomi di nuovo qui, sono sempre a casa di Giorgio Porcino. Ciao Giorgio. Salve. E siamo in compagnia di Kimberly. Kimberly. Eccola, si è girata. Kimberly è un cocker, ma non è un cocker classico. Io non sapevo neanche che esistesse una seconda specie di cocker. Beh, no, mi fa piacere, cioè che non lo sapessi, non che tu non lo sapessi. Cioè, mi sta godendo come un pazzo. No. Allora, qui abbiamo Kimberly e ringraziamo la signora Gaia Brizzi dei Conti Esploratori che ci ha portato è una cagnetta giovanissima in tutto, vogliamo dire, e qui diciamo praticamente l'età del cane. Quando sì, ma dobbiamo dire che cane è. Ah, scusami, hai ragione, è un cocker americano. è un cocker americano. Oh. Allora, praticamente noi abbiamo visto in una precedente puntata il cocker spaniel inglese, che praticamente qualche stagione fa. Ormai sono passati anni. Mi diverto a prenderlo in giro ogni tanto. Allora, il cocker spaniel inglese naturalmente è molto differente dal cocker che viene chiamato appunto cocker americano. Adesso andiamo a spiegare un po' più o meno le sue caratteristiche. Beh, vedi, l'hai ipnotizzata con questa. Allora, praticamente cosa succede? Quando il Mayflower praticamente approdò in America, quindi i famosi pellegrini che partivano dall'Inghilterra, io faccio anche un po' di storia, se mi permetti. Come no? Ma almeno è interessante sentire un po' di storia. No, perché praticamente, io gioco però. Come abbiamo visto, sì, no, tu distrai, le origini dei cani naturalmente sono a volte anche, diciamo, è un po' epiche, quindi si parte da leggende, come abbiamo visto, per certe razze, per poi passare a delle verità. Comunque, quando gli inglesi arrivarono in America, portarono con sé appunto questi Cocker Spaniel. Questi Cocker Spaniel, che erano dei cani appunto inglesi da caccia, loro appartengono al gruppo 8, che è il cane da riporto in acqua, praticamente portarono questi spali. Negli anni naturalmente certe cose sono cambiate, quindi abbiamo un ceppo proprio originale che è rimasto quello del Cocker Spaniel inglese, e in America praticamente non molti anni fa, perché si parla sempre dei primi del Novecento, è stato praticamente addirittura nel 1941 riconosciuto questo cocker americano, che differisce, diciamo, sensibilmente da quello che potrebbe essere praticamente il cocker quello spaniel inglese. Allora, innanzitutto è un cane di un pochettino più ridotte dimensioni, quindi sì, sono cani vicino. Che arrivano sì a 38 cm al garrese i maschi, arrivano a pesare un 10-11 kg, insomma più o meno la media. Il dimorfismo sessuale abbiamo visto che non è molto poi spiccato nei confronti delle femmine. E la varietà dei colori, qui abbiamo praticamente un cocker fulvo, quindi loro riconoscono tre colori che sono praticamente dei colori solidi, come potrebbe essere questo. Poi ci sono dei party color, che sono praticamente dei pezzati, possono essere a due colori, bianchi, arancio, bianchi, nero, o addirittura tricolori. E poi c'è questa sigla inglese, ASCOB, che vorrebbe dire All Solid Colors Other Black. Okay, perfetto. E praticamente, no, a volte devi... Io conosco abbastanza bene l'inglese. No, se lo conosci molto bene. Allora, io lo so. Praticamente cosa succede? Questi altri colori, allora, all'estero ci sono tre categorie, quindi questi cani vanno in esposizione praticamente partecipando in tre categorie differenze a seconda del colore, mentre invece da noi in Italia sono tutte quante raggruppate insieme, quindi abbiamo solamente negli show, quindi nei ring, tutti questi cani con colori differenti. Allora, abbiamo visto le differenze dal cocker spaniel sono innanzitutto nella testa. La testa, come potete vedere, è una testa molto, diciamo, e finemente cesellata, è proprio una testa quasi come se fosse, non so, scolpita dal Cellini. Questo labbro che deve comunque coprire bene tutta quanta la bocca, il cranio che praticamente ha, come voi vedete, uno stop naso frontale molto 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 pronunciato, quindi questo salto che è molto evidente, e la scatola cranica che praticamente è come se fosse quasi una pallina da tennis. Il rene deve essere cortissimo e naturalmente è un cane che quasi si può inserire in un quadrato. Oh, dicevi all'inizio che lei è giovane, è molto quindi giovane, il pelo ancora non è cresciuto completamente, esatto, ma normalmente perché, questo, diciamo, pelo dovrebbe toccare. Esatto, loro hanno praticamente una gonna di pelo, sì, infatti nei soggetti adulti questo pelo arriva quasi a toccare per terra, e questa è un'altra caratteristica che lo differisce dal cocker inglese, che non è così peloso, diciamo. No, la cosa divertente è che questo cane nasce come cane da riporto in acqua, sì. Che questo... ovviamente veniva tosato, perché io la prima cosa che ho detto stupidamente è un cane del genere entra in acqua e...
No, ma infatti Fiore, quello che noi vogliamo dire è un'altra cosa, cioè fondamentalmente cosa succede? Tutti questi cani che noi andiamo a presentare, e poi lo vedremo anche per altre razze, purtroppo negli anni si sono create anche delle grosse, diciamo, diatribe e discussioni tra quelli che sono amanti del cane, e lo vedremo poi per altre razze, tipo non so, per il setter irlandese, quindi si sono quasi differite, non so, le razze da lavoro, che sono delle razze ancora che comunque mantengono una loro attitudine, e per certe razze, diciamo, dove è importante anche la bellezza, per certi cani di razza, tipo per esempio per i cocker spaniel inglesi, per finire per esempio un campionato italiano è obbligatoria la prova di lavoro. Quindi quello che si cerca di fare è di mandare avanti praticamente su un binario quasi parallelo la bellezza del cane, pur non perdendo le vere attitudini, che sono, certo, quelle comunque di essere comunque un cane da caccia. Questo purtroppo negli anni per certe razze si è un pochettino perso, per cui, come dici giustamente tu, oramai questi, diciamo, i cocker americani hanno perso totalmente quella che potrebbe essere la loro attitudine a cacciare, perché naturalmente la povera Kimberly non la vede in una palude a dover riportare una beccaccia o qualcos'altro. E quindi sono diventati cani da compagnia. E sono dei cani da compagnia eccezionali perché... Allora, voi lo vedete innanzitutto dal movimento della coda, sono cani che sono... Allora, abbiamo già detto sempre in altre puntate che il cane ha praticamente un linguaggio, quindi praticamente cerca di esprimere con certe gestualità che noi appunto abbiamo con le mani, espressioni, gli occhi, eccetera. Il cane naturalmente esprime col movimento della coda tutto quello che potrebbe essere attenzione, felicità, contentezza, eccetera. Quindi praticamente questo, chiamiamolo continuo movimento della coda, ti fa già capire che è un cane estremamente socievole, che è sempre pronto al gioco, ti invita... è sempre pronto a fare qualche cosa, diciamo, per compiacerti, per cui sono tutti, diciamo, atteggiamenti che lo rendono estremamente, diciamo, gradevole come cane da compagnia. Poi sono dei cani con un carattere molto... Sì, dolcissimo, dolcissimo, sono cani buonissimi con i bambini, a aggressività assolutamente nulla, quindi praticamente non sono cani che possono riconoscere né aggressività, e sono tolleranti nei confronti di tutto quello che li può circondare, quindi la compagnia di un bambino, la compagnia anche di una persona che si voglia divertire. Naturalmente, come diciamo sempre, l'idea che questo pelo non può essere un pelo che magari è tenuto, diciamo, in ordine per un cane che può vivere in città, perché riconosce comunque continui lavaggi, appunto pettinati, eccetera. Chi volesse poi tenerlo non avrà probabilmente un cane così bello con questo pelo, ma insomma un pelo che può essere debitamente accorciato pur mantenendo sempre questa linea, è sicuramente estremamente gradevole da vedere. Giorgio, ma le orecchie di Kimberly sono toilettate o sono così? Vengono così? No, diciamo allora innanzitutto, quando noi presentiamo questi cani, adesso qui Kimberly, ringraziando il cielo, è una perfetta modella per farvi anche capire determinate cose. Allora, tutto questo mantello che voi vedete in un certo senso è come si può dire, manipolato, giusto? Perché praticamente, diciamo, solo le abili mani di un toilettatore. E naturalmente una cosa che abbiamo sempre detto è, qualora voi voleste diventare proprietari, non so, di un Dandy Dimont, di un Cocker americano, di un West Highland, cioè di tutte quelle razze che voi vedete, che quindi praticamente vi piacciono in quelle condizioni, diciamo, di pelo o come sono tenuti, naturalmente dovete sapere che... È scivolata proprio, tesoro. Stavamo giocando. Dovete sapere che hanno comunque la prerogativa di essere comunque modellate dalle sapienti ed esperte mani di toilettatori professionisti. Quindi sempre nel momento in cui prendete una di queste razze, cercate di capire se sempre vicino a casa vostra, oppure se è una cosa che voi potete fare, diciamo, c'è, diciamo, la comodità nel poter gestire il cane con appunto l'aiuto di un bravo toilettatore, perché Kimberly praticamente ha una sua, diciamo, struttura che viene, diciamo, poi valorizzata da uno stripping che viene fatto sulla schiena, esatto, sul collo, quindi questo viene lavorato a stripping, tutto il sotto praticamente viene lavorato solo con delle forbici, e invece la parte superiore delle orecchie e la parte inferiore qui sotto della giocale del collo viene lavorato con una macchinetta, per cui, diciamo, il cocker americano è un grosso impegno, perché per tenerlo così e naturalmente richiede appunto anche, diciamo, di avere delle espertissime mani di un bravo toilettatore, perché nell'ambito dei toilettatori professionisti ci sono dei toilettatori che si occupano più di peli lunghi, che quindi sono molto più abili con le forbici, di pelo ruvido, con lo stripping, eccetera. Qui in realtà ci vuole appunto qualcuno che sappia, bravo parrucchiere, che possa essere esperto in tutte e tre, diciamo, le attività. Le orecchie, per ritornare, diciamo, come dicevi tu, naturalmente vengono toilettate con la macchinetta nella parte superiore, vengono lasciate e modellate con le forbici nella parte inferiore, proprio per dare questa armonia e, diciamo, un pochettino allungare quelle che potrebbero essere appunto le sue dimensioni. Naturalmente per questi cani
cani è importantissimo, abbiamo sempre detto, un'alimentazione secca, perché naturalmente queste orecchie potrebbero andare praticamente a massacrarsi dentro ciotole o sporcarsi, eccetera. Quindi è fondamentale per loro anche mantenere un'alimentazione secca che possa tenere l'igiene orale e anche l'igiene del mantello. Allora, Kimberly, chiedo scusa, dico ancora un'altra cosa, ha una coda ancora, diciamo, con quella che era la conchectomia. La conchectomia era quella, diciamo, attività che oramai è severamente vietata nei paesi del nord Europa, mentre ancora, diciamo, in un certo senso purtroppo non lo è ancora in Italia, però probabilmente anche noi ci adegueremo a questo. Quindi adesso il cocker americano è un cane integro, quindi è un cane che va in esposizione con coda naturalmente integra ed orecchie integre. Quindi, diciamo, qui ancora abbiamo Kimberly che, diciamo, è in una fase, diciamo, per noi di transizione, per cui da noi è nell'esposizione, cominciamo a vedere sia cani integri, quindi che mantengono, diciamo, uno standard nuovo, e sia ancora cani ai quali può essere, diciamo, fatta una conchectomia, quindi un orecchio tagliato, una coda tagliata. Come vi ripeto, si sta perdendo, in Nord Europa è severamente vietato, noi in Italia probabilmente tra un po' ci allineeremo anche noi, per cui anche per noi diventerà un qualcosa di non più concesso. Bene, io sono una cosa che approvo. Sì, diciamo che lo approviamo tutti, si perdono certe linee, per cui bisogna riprendere l'occhio un pochettino nel... È un problema nostro, estetico, punto. Sì, solo un problema nostro, esatto. Cioè, il cane non ha problemi nell'avere la sua coda. Velocemente, prima di chiudere, le orecchie di questo cane sono particolarmente delicate? Guarda, come tutti i cani con le orecchie lunghe, naturalmente, diciamo, la quantità di pelo... Scusa che c'è vento, allora c'è lei anche, c'è tutti i peli in disordine. La quantità, diciamo, di pelo a volte rende l'orecchio un pochettino più delicato, perché naturalmente si possono creare, diciamo, delle situazioni con il cerume, se non viene asportato, non vengono lavate, disinfettate, a volte è una predisposizione alle otiti. Però queste sono, diciamo, quelle manualità che nell'igiene quotidiana o più o meno settimanale che uno deve dare al cane, anche le attenzioni, come abbiamo visto anche nel cocker inglese, sono delle attenzioni da dare al proprio cane proprio per questo motivo. Quindi non ci sono delle vere e proprie prerogative, però, diciamo, hanno sicuramente, diciamo, delle particolarità. Anche gli occhi hanno un taglio dell'occhio un pochettino a rombo, un pochettino sceso, quindi sono cani che potrebbero in condizioni magari di molto vento, sole o altro, presentare più di altri delle congiuntivite, ma assolutamente niente di drammatico. Bene, allora Giorgio, io voglio ricordare ai nostri telespettatori il sito è www.alice.tv, veniteci a trovare nel forum, noi ci vediamo prestissimo. A prestissimo. Grazie Giorgio. A voi, ciao. A presto. Ciao.